Trasmettiamo ora la tanto attesa rubrica di satira e cultura, La Mucca Pazza. Fatti e misfatti tratti dalla rete. Buon divertimento! Che devo fare? Ah, e già siamo in onda! Ciao, siamo alla 13ª puntata, ragazzi, della la Mucca Pazza! Conducono Giuseppe Lore e Massimo Pacenti! Massimo, un po' The Voice! No, ero sconvolto da me, scusa. Anche perché in questa puntata non avete portato niente da bere, una cosa sconvolgente. Le altre puntate, il champagne... È vero, ostriche, champagne, niente. Noi siamo stati proibizionisti. Veramente, è perché ci siamo accorti all'improvviso che siamo in un momento di crisi, alta crisi. Ah, quella crisi che ha cominciato a risparmiare sul bene. Sì, ci siamo accorti all'improvviso che siamo in crisi e quindi eccoci qua, ragazzi. Insomma, non si può andare avanti in questo modo. Vogliamo sentire queste amen, news, queste... Io la notizia te la do. Bravissimo. Se qui si porta, come l'altra volta, un champagne. Lo champagne? No, senti, dai, leggici questa notizia perché siamo... Lo champagne non c'è più. In attesa. Dici. Che cosa dici? Non ci vedo, ragazzi. In Brasile, la capitale dell'orgasmo. Pure lì. No, pure lì, in Brasile, ma mica ci sono 5 Brasili. Ma io, scusa. C'è un Brasile solo, eh? Ma guarda che a Roma si fa. Non è la capitale, non ci interessa. Ma come Roma è la capitale? La capitale dell'Italia, non dell'orgasmo. In Brasile. Lo dici te, qui ci stanno pure. C'è pure la Santa Sede. Dai, andiamo avanti. Guarda, cortei, parti, che non è la partenza, è un'altra cosa, una specie di una festa. Esibizioni José, ma anche conferenze e incontri educativi. Questi saranno il modo di fare la capitale dell'organo in Brasile, organizzate della città di... Senti il nome? Esperantina, la città si chiama. Ecco, tutti quanti stanno a sperare. E si trova nel nord-est del Brasile, dove si svolgerà la seconda giornata dell'organo. Perché la prima non è andata? Ma la prima non ci sono notizie precise, pare che sia andata molto bene, ma c'è stato qualche incidente di percorso, sai com'è, lì per lì uno si fa pigliare la mano, lo sapete. Sono stati gettati nel rio delle Amazzoni. No, non c'è il rio delle Amazzoni, ci sono le cascate di che si chiamano Iguassù! No! Ma non c'è la geografia, si chiamano Urubu. Urubu! Allora, tutti vanno a vedere l'Urubu. Gli esperantini del paese, se sono 34-35 mila abitanti all'incirca, dipende dai giorni, insomma. Scusa, non ho capito. Un po' nervoso. 35 se è venerdì, 36 sì, si cambiano un po' perché i suoi parenti che arrivano. So. Ah, perché il posto è molto bello, che si chiama le cascate, dico. Sì. Urubu! E tutti vanno per gli Urubu. No, non ci sono le scimmie, ci sono le cascate. Ci saranno le mucche. Giuseppe, non ci sono le mucche, ci sono le cascate, lì non sono. E vabbè, poveri! Io spero che ci sia pure qualche ortopedico! No, se ne sono no, nelle cascate non cascano, le cascate si fa cascare l'acqua e ci sono i pesci in fondo. E scusa, chi se la becca quest'acqua di casa? Come che se la becca? Mica fanno la doccia sotto la cascata, vanno in casa a fare la doccia. Ma io ho visto dei film dove Tarzan andava sotto la cascata. Ma Tarzan stava di casa in Africa. Questo si chiama Brasile. Fanno tutta questa cosa sulla capitale dell'organo, fanno... Senti, ma in Brasile quelli là hanno pure le piume in testa, le cose che girano, no? Ma che devo fare? Allora, dai! Questo pensa che siamo una tribù di indiani, non ho capito io. Siamo in Brasile, caro! In Brasile! Questo festival! Caffè meraviglioso!
questo festival del coso, del coso, come si chiama? Il festival del coso. Sì, del coso, del coso. La manifestazione viene poi una bella cosa, c'è tutte le cose. Ah, il coso è la cosa. A un certo punto la manifestazione c'è una persona che la conclude. Come tutte le grandi manifestazioni. E chi è? È una star di Esperantina, del luogo, una star del luogo, una grande del luogo. La signora si chiama Raimund Alves. Avrà 15 anni? No, professionista locale del sesso. E quanto è bellissimo! Ed ha 47 anni di carriera. 47 anni di carriera, e quindi ha avuto, non lo sapeva, ora quante cose lo sapeva, e ha avuto 30 figli la signora, che è un'esperta di tutta questa roba. Scusa, ma io speravo che fosse una venere. Le venere sono tra le sperantine qui che hanno ancora diventare esperte come lei. Allora, questo posto del Brasile, adesso noi sentiamo. Ma guarda che Zagarolo è meglio! Ma che Zagarolo! Te giuro! Adesso. Dove sono le nostre esperte? Oh, eccole! Venite, venite! Allora, ragazzi, guardate, guardate che belle! Guarda, oh, ecco, loro sono Miss! Abbiamo Miss Italia e Miss Mondo! E Miss Genzano, eccolo qua! Non è Miss Genzano! No, Miss Genzano, scusate! Ma dove siamo? Vicino a Sperantina? No, è vicino Velletri, da quelle parti. Non c'è modo stasera di tenere a freno questo, con la storia della Luca Bianca è successo lì da di lì. Comunque, allora, questo posto del 47 anni di esperienza, no? Di età, di esperienza, 30 figli. Oh, 47 è molto male. 47, morto che parla. No, 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 30 figli, 47, morto che parla. Ma c'ha delle possibilità di insegnare a livelli alti, sì. Secondo me dovrebbe aprire una scuola, sì. Si deve aprire una scuola, eh? Per tutti, maschi e femmine. Sì. E anche per il terzo sesso. Non so che tipo di esperienza lei abbia avuto, però direi che intanto per le femmine. Ok, noi potremmo fare anche un'indagine sulla signora, fargli riempire un modulo qui e farsi dire, tu che dici? Farsi, cioè, sull'esperienza, fare un po' di domande, farsi spiegare un po' la cosa. Ma più che una modulistica, io direi che è un colloquio. E se facessimo una cosa? Se andassimo tutte e quattro là? Dai, ragazzi! Prendiamo tutti quanti l'aereo e andiamo in Brasile! Proseguiamo nella nostra giornata di volontariato sull'orgasmo. Sempre lì, ragazzi. Sì. Oh, mica possiamo andare noi. No, hai ragione. Se Freud addirittura ha basato tutte le sue teorie sulla libido. No, noi siamo come un'organizzazione non governativa. Sì, onlus, onlus. Volontariato è gratis. Onlus. Allora, chirurgo. Sì? Ci sarebbe uno che fa il medico. Taglia. Chirurgo cerca volontarie. Qui volontarie con la Abbiamo qualche volontaria qui in studio? Momento, per testare macchina dell'orgasmo. Dai, Stuart Meloy, chirurgo americano, ha presentato una macchina dell'orgasmo e alla ricerca di donne per la fase di sperimentazione critica, approvata niente meno che la Food and Drug Administration per l'interesse. Non si occupa di roba alimentare la Food and Drug Administration, che fa? Ma comincia anche con lo sgarbo e con sesso. No, ma guarda, se sono allargati gli americani, no, se no, sono no, se le mafiche vanno mangiate. Volontaria, qua, volontaria, signorina volontaria, signorina volontaria. Sì. Bene, anche lei fa parte della nostra organizzazione. Sì, e c'è qualche altra volontaria qui nello studio? Eccola! Eccola! E abbiamo quanti volontari troviamo stasera? Una cosa meravigliosa! No, facciamo stare! Calma ragazzi! Dopo tutti quanti voi! Mamma mia, quanta gente! Quanta gente! Cosa ma come mai? No, pure a volta! No, ma non è mica la partita di calcio allo stadio! Vabbè, dopo pure a te, sì, dopo pure a te! Ok, anche a lui gli è successo la stessa cosa, signor Stuart, gli è successo che la gente avrebbe bussato alla sua porta fino a buttarla giù per partecipare al test. Addirittura! Però pare che in America la cosa non sia risultata così, non è arrivato quasi nessuno, solo una signora e una donna si è presentata poi prima. Quanti anni? Io sarei volontario. Quanti anni? Non c'è scritto. Vabbè, è arrivato cosa è successo. Chiedetelo. Ah, senti, secondo voi che siete più strette? Sì, quanti anni? 37. Ah, vabbè. 42. Beh, siamo su un'età interessante. 42 anni. Li porti parecchio bene. Ma come 42 anni? Non è vero. Queste donne italiane, guarda, vedi le donne italiane che si presentano volontari su questa cosa dell'organo, portano gli anni come se ne avessero 22. È vero, ragazzi, è perché questa è la capitale della vita, è Roma, la capitale d'Italia. Tu quanti anni hai? Io 28.
Io sono del 31, cioè. Lo vedi? Non è che non si vede? Sì, io voglio fare un incesto, mamma! Perché non si vede che io sono solo 31, non si vede, vabbè, non importa. Allora, dunque, era, cioè, però il posto non era molto bello, cioè, la Carolina, la Carolina del Nord, la Carolina! La Carolina! Ma quella è la mucca Carolina! E la Carolina del Sud com'è, secondo te? Guarda, la Carolina del Sud è beh, un po' chiattona, eh? E c'ha i capelli mori, è un po' quella là che parla. Beh, insomma, vogliamo. Allora, lui cercava 8 donne e ne ha trovate una sola, quindi l'esperimento l'ha fatto su. Lo sai come si chiama la macchina che fa tutto questo marchingegno che fa l'orgasmo? Si chiama Orgamstrom. Orgastrom? No, a me mi sembrava più un nome tedesco che un nome inglese. Ma scusa, ma orgasmo funziona. Dunque la macchina si introducono cosa stavi pensando? Si introducono degli elettrodi sulla schiena da diverse parti, sì. Poi si comincia la manifestazione. Ma logicamente stiamo parlando di mucche, vero? No! Insomma, la fissazione. La Carolina è un luogo, si chiama Caroline! Oh my god! Sì, una specie come quando ti misurano le altre cose al cuore. Sì, che stelletto da adesso sono 7-8. Un po' come quando si fa. Uno comincia tutte le fare le funzioni. Sì. Quando si arriva sul dunque c'è una lancetta che si sposta e fa tutto un segnale come una specie di segnale di terremoti. A seconda della cosa come viene, si stabilisce se lo gamma era più bello, più brutto, se quello ci pensa. Senti, e se dopo non si ferma più la macchina, si chiama in altro modo. Si cambia nome, si chiama Orgastrom Continu. Continui? No! Quindi è superiore a quella macchina che era stata inventata nella 10ª puntata, macchina... No, se c'è un'evoluzione, perché nell'anno di Darwin, nel 200° di Darwin, noi siamo per l'evoluzione non solo della specie, ma anche dei marchingegni, delle tecnologie e dell'innovazione. È tutta un'evoluzione. Che dici? Bello, no? Sì. Poi l'evoluzione sulla gamba sta... Ragazzi, l'uomo discende dalla scimmia! Guardate! Oh!